Buongiorno ragazzi, qui è Inter Supporters, un saluto da Fulvio Santucci, qui per parlare del derby. Si gode. Derby vinto ragazzi, derby vinto nel recupero, fantastico vincere così, è il secondo anno di fila che vinciamo un derby nel recupero, quindi veramente, veramente tanta roba, soprattutto perché insomma io non me l'aspettavo più. Arrivato a un certo punto, partita che sembrava tranquillamente destinata a scivolare sullo 0-0 e poi questo lampo in quella che ormai è la zona Inter, cioè il recupero, che veramente insomma ci cambia proprio l'umore in vista della settimana, almeno per 3 giorni prima di concentrarci sulla sfida con il Barcellona. Però questo è esattamente il modo migliore per iniziare questo trittico terribile che ci porterà dal derby appunto al Barcellona e poi la partita importantissima secondo me è quella di lunedì contro la Lazio, che svelerà anche un po' delle nostre ambizioni. Quindi veramente, veramente tanta roba, veramente godopoli oserei dire, per usare un termine molto social, per cui insomma ogni analisi si potrebbe anche fermare qua per oggi. Però volendo andare più in profondità, diciamo che la partita è stata molto diversa da come me l'aspettavo, intanto perché normalmente i derby si giocano a viso aperto e il Milan è venuto a San Siro a chiudersi, cioè sembra che stiamo parlando in realtà di una squadra di medio-bassa classifica che sta bene con lo 0-0, però se nel primo tempo il Milan ha giocato in ripartenza, nel secondo tempo ha proprio rinunciato a giocare e questo è stato un po' spiazzante sinceramente, perché normalmente insomma un derby non si interpreta quasi mai così. Poi tra l'altro Gattuso a fine partita ha detto che i suoi giocatori hanno fatto quello che lui gli ha chiesto di fare, per cui devo trarne che il Milan ha giocato per lo 0-0, per cui insomma questo catenaccio secondo me ci ha messo un po' in difficoltà. Noi abbiamo sempre difficoltà contro le squadre chiuse, stasera almeno è stata una squadra chiusa a tutti gli effetti, poi per carità si è difesa anche bene, con ordine, finché appunto non ci ha regalato secondo me il gol partita, non frutto di una casualità ma frutto di un grandissimo movimento di Kanti, fingendo di andare sul primo palo, poi scivola invece sul secondo palo liberandosi così di Musacchio. Però chiaramente se Donnarumma interpreta bene quell'uscita, non staremo parlando di un 1-0, staremo parlando di uno 0-0 secondo me anche con tanti rimpianti, visto che non solo torniamo a casa con lo 0-0 ma anche con un bel bollettino di guerra sugli infortunati. Nainggolan a quanto pare starà fuori per un certo periodo, così ha detto Spalletti, contusione per Perisic, contusione per Brozovic, per cui insomma dovremmo fare un po' la conta dei feriti tra virgolette di questo derby. Però insomma rimane la grande soddisfazione e a questo poi ci potremo pensare poi. Allora partiamo dai migliori in campo, magari nella diretta su Inter Supporters ho chiamato i 3 migliori, li confermo anche oggi, sono Icardi sicuramente perché è l'uomo partita, non solo per aver segnato, comunque ha fatto una partita magari non al suo meglio soprattutto nel secondo tempo, ma anche perché comunque la squadra non è che abbia girato particolarmente sulle combinazioni centrali e la maggior parte delle volte gli capitava dei cross in mezzo impossibili da prendere. Però quando fai un gol e decidi un derby al 92esimo sei per forza il migliore in campo. Subito dietro però, se non ci fosse stato Icardi, secondo me il migliore dell'Inter è stato Vecino, senza alcun dubbio, il che conferma che il ragazzo è in crescita finalmente, e quando Vecino è in crescita è un giocatore molto intenso, magari non un fuoriclasse però un giocatore che fa molto molto comodo, bravo in inserimento. Purtroppo si è mangiato un gol nel primo tempo che poteva già indirizzare la partita in un certo modo. Poi a parte il cross che ha fatto, l'ha fatto un po' alla cieca, comunque l'ha piazzata bene la palla, ma a me è piaciuto molto il secondo tempo soprattutto per quanto riguarda l'interdizione, insomma lui ha recuperato tanti palloni, si è inserito in tante linee, è stato proprio presente all'interno della partita e a inizio stagione ma anche alla fine della stagione scorsa in realtà non sembrava questo tipo di giocatore, insomma aveva subito un po' di problemi anche dovuti alla pubalgia. Un po' di tempo fa avevo detto vediamo cosa vorrà fare da grande, perché è un po' di mesi che sta giocando sottotono e devo dirvi che dal PSV Eindhoven in poi, quindi con la SPAL e col Milan stasera scusate, ha messo insieme delle prestazioni veramente interessanti. Poi cito De Frey perché intanto è veramente un difensore della Madonna ragazzi, ed faccio ancora fatica a credere che questo giocatore sia arrivato a parametro zero, veramente un super super colpo,
Ha giocato altrettanto bene Skriniar, per quanto non sollecitati, però De Frey lo voglio citare, perché quando Brozovic subiva il raddoppio o addirittura in tre triplicavano la marcatura impedendogli di esprimere le sue doti di regia, ci ha pensato De Frey a impostare da dietro con lanci lunghi quasi sempre precisi, quasi sempre a cambiare il fronte, a smarcare l'uomo sulla fascia. Oltre a questo, attento in copertura, attento in raddoppio, per cui veramente in tranquillità, bravissimo, ha giocato veramente una grande partita, per cui sono questi tre i miei migliori in campo, ma voglio anche citare per esempio Skriniar, che per quanto sia stato meno appariscente di De Frey, abbia sbagliato magari qualche pallone in più in fase di uscita, in fase di transizione, comunque si dimostra veramente un difensore solido che sta tornando agli enormi livelli dello scorso anno. E poi invece voglio citare anche Versalco, me lo sono ricordato all'ultimo, Versalco, perché già contro la Spal io l'avevo messo addirittura tra i migliori ed ero stato un po' criticato per questo in realtà, però io continuo a vedere un giocatore solido, capace di fare tante cose, di proporsi bene in fase offensiva, spinge, oggi difensivamente se l'è cavata, anche se spesso si è trovato in uno contro due, perché comunque c'era Çalhanoğlu prima, Cutrone poi e Rodriguez che ha spinto tanto. Nel Milan non sempre Politano arriva indietro a dargli una mano, prima Politano anzi nel primo tempo in realtà non c'era Politano perché era sulla fascia di Perisic, comunque insomma fatto sta che non gli è stata data la grossa mano, però lui se l'è cavata egregiamente, quindi voglio citare anche lui, nonostante non sia tra i miei tre migliori, però mi piace che si stia inserendo bene, comunque almeno questa è la mia impressione, finora un buon acquisto. Chi è andato male invece, in un derby vinto nessuno può andare veramente male, però Asamoah ha fatto un po' di sbavature stasera, non è stato il giocatore tipico di inizio stagione, per cui insomma un passaggio a vuoto per lui stasera, però ci può assolutamente stare, ragazzi, non pretendiamo assolutamente la perfezione da nessuno, e comunque insomma gli errori che ha fatto non hanno portato conseguenze, quindi tanto meglio. Qualcosa sulla partita a livello più obiettivo in realtà, per cercare anche di dare una visione un po' più lucida, che vada oltre appunto le emozioni che stiamo ancora provando per questa partita qui. Allora, mi è piaciuta molto l'Inter in intensità, l'Inter non molla, gioca sempre bene in riaggressione, sempre pronta a togliere palloni, per cui insomma grande spirito, devo dire, non ha mai pensato di accontentarsi del pareggio l'Inter, anche se poi non l'ha espresso molto bene. Se la finalizzazione è un problema da risolvere, secondo me soprattutto sarà un problema da risolvere senza Nainggolan, che ci avrebbe fatto molto comodo, soprattutto adesso che stava cominciando a crescere, l'interdizione invece è andata bene. Ecco che Vesino torna nel mio discorso, perché lui nel secondo tempo di interdizione ne ha fatta tanta, ha tolto dei palloni, ha comunque fermato delle linee di passaggio, ha chiuso delle linee di passaggio, si è proposto costantemente, quindi bene, Vesino sta tornando in condizione, e anche Brozovic, cioè, se non ha giocato benissimo palla al piede, anche perché comunque era sempre marcato e chiuso molto bene, è andato molto bene in interdizione, ha recuperato tanti palloni, a volte ha chiuso anche delle situazioni complicate, per cui da lui lo spirito c'è. E dicevo appunto, dobbiamo migliorare in finalizzazione, perché per esempio nel secondo tempo, quando il Milan era tutto chiuso, abbiamo avuto sempre il solito problema che abbiamo contro le squadre che vengono a San Siro a chiudersi, contro le piccole. Adesso io non voglio definire il Milan una piccola, però ha giocato così. Ha giocato per lo 0-0 il Milan andava bene, al Milan andava bene lo 0-0, perché nel secondo tempo hanno tirato una volta sola, con un'occasione tra l'altro anche abbastanza evidente a livello potenziale per Suso, ma al di là di quello zero, ciccia, e anche nel primo tempo zero tiri in porta, per cui insomma è una squadra che ha giocato come normalmente giocherebbe una piccola qua a San Siro, per cui noi dobbiamo crescere in finalizzazione, spero nell'inserimento un po' più rapido da parte di Keita Baldé, e soprattutto dobbiamo cominciare secondo me a vedere più spesso Lautaro Martinez, oggi non è entrato, ci poteva stare secondo me al posto di Politano invece che mettere Candreva, però insomma non è entrato. Voglio chiudere con la difesa, abbiamo una difesa veramente super, ragazzi, secondo me tranquillamente tra i migliori 5 in Europa in questo momento. De Frey e Skriniar sono una coppia che sta crescendo nei meccanismi, De Frey è un giocatore veramente completo, Skriniar sta facendo quello che stava facendo Miranda l'anno scorso, cioè occuparsi soprattutto della marcatura uomo, è difficile andare via lui. Questa sera Higuain non ha visto il pallone, e per merito dei nostri difensori e per demerito del Milan che non gli era serviti, però veramente con una difesa così possiamo veramente pensare di essere molto solidi in tutte le competizioni, poi sarà quel che sarà, normalmente la solidità conta di più in Serie A che in Europa, però devo dire che anche in Europa questo è un plus importante, noi abbiamo veramente una difesa di alto livello. Chiudo
con questo e con gli infortunati, perché ripeto, l'ho detto all'inizio, Nainggolan stop per un periodo di tempo, distorsione alla caviglia, Perisic contuso, Brozovic contuso, vedremo chi riusciamo a recuperare per Barcellona, di là non hanno Messi, però noi rischiamo di perdere tre giocatori chiave in una botta sola, quindi sia Brozzo che Perisic sicuramente perdiamo Nainggolan, Spalletti l'ha già detto che è out e dovremo vedere come rimediare, anche se Borja Valero tutto sommato la sua onesta partita l'ha fatta, però non è un giocatore come Nainggolan e lo sappiamo, però dobbiamo avere fiducia, sesta vittoria di fila in campionato, ottava, non ci fermiamo, vogliamo proseguire con questa inerzia positiva e allora per proseguire con questa inerzia positiva proviamoci già da mercoledì sera, notte di Champions, notte con Inter Supporters, vi aspettiamo mercoledì alle 21 per la cronaca di Barcellona-Inter, io spero di soprattutto che l'Inter faccia bella figura al Camp Nou, poi perdere ci sta perché veramente 9 squadre su 10 perdono lì, per cui non me ne farei un grosso problema, però noi vogliamo esserci con passione e seguire la squadra. Per cui ragazzi, ripeto, derby vinto, quindi godiamo e godiamocela ancora per qualche giorno, Milano domani sarà nostra e magari anche martedì e magari fino al derby di ritorno, per cui prolunghiamo pure questa emozione. Io vi ringrazio per essere stati con me nella visione di questo video e anche per chi c'era ieri sera nella cronaca live di Inter Supporters, dove veramente ci abbiamo messo il cuore per riuscire a raccontarvi questa partita ed esultare, alla fine siamo stati anche premiati con l'esultanza, per cui grazie veramente a tutti voi. Iscrivetevi al canale di Inter Supporters, attivate la campanella delle notifiche per non perdere neanche un aggiornamento del nostro canale. Io vi auguro una buona settimana, vi mando un grande abbraccio nerazzurro e noi ci vediamo al prossimo video.